Acer Iconia 1 è il primo tablet da 8 pollici di Acer. In realtà è dotato di un display da 7.9 pollici, di tipo multitouch capacitivo e 10 punti di contatto, e con risoluzione VGA di 1024x768 pixel. La 1 rappresenta l'offerta di tablet Android low cost di Acer, caratterizzata da un nuovo design con bordo silver e cover bianca, insieme al rinnovato B1 da 7 pollici. Vediamo che c'è il logo Acer al centro, la griglia dell'altoparlante mono in basso, e sull'angolo superiore la videocamera da 5 megapixel, che fa anche video Full HD, mentre sulla parte frontale ritroviamo come sul B1 la webcam VGA. Sul lato sinistro non c'è nulla, c'è un po' di spazio ma vi spiegheremo perché. Sulla parte superiore c'è il pulsante d'accensione e di blocco, mentre il lato destro è quello che raccoglie più controlli e interfacce. In alto c'è il bilanciere del volume, seguito da uno slot per schede di memoria microSD, dal microfono e da un'uscita video digitale microHDMI, mentre sul fondo troviamo una porta microUSB OTG e un jack audio combo per cuffie e microfono. La fessura che avevate notato sul lato sinistro dipende dal fatto che avevamo già sollevato un po' la cover per poterla aprire durante il video con più facilità. Possiamo così notare che lo chassis è occupato quasi integralmente dalla batteria ai polimeri di litio, ha una capacità di 4960 mAh e dovrebbe assicurare fino a 8 ore di riproduzione video. In alto c'è l'altoparlante e poi ci sono due antenne per le comunicazioni di rete wireless che si divaricano verso due angoli opposti. La motherboard è occupata centralmente dal dissipatore del processore, un quad-core da 1,2 GHz prodotto da MediaTek, un chipmaker taiwanese che sta avendo un grande successo. Per richiuderlo basta riposizionare la cover sulla base ed esercitare un po' di pressione col palmo della mano in modo tale da far rientrare tutti i gancetti. Andiamo a esaminare le informazioni di sistema perché voglio vedere qual è la versione di Android installata. Troviamo Android 4.2.2 Jelly Bean, quindi una release recente, anche se si sente già parlare di un prossimo arrivo di Android 4.3. Acer sostanzialmente non ha portato alcuna modifica all'interfaccia utente standard, a parte il background e alcune widget, infatti la UI non differisce da quella stock, e lo stesso vale anche per le applicazioni, che sono tutte quelle comunemente preinstallate, però con un paio di integrazioni molto interessanti perché permettono di utilizzare le gestures. Ve ne mostro una. Mandando il sistema in standby è possibile sbloccarlo posizionando i 5 polpastrelli sullo schermo. Si approda così a un'applicazione che era stata predefinita, si può cambiare questa impostazione, in questo caso abbiamo scelto il calendario, ma si possono anche impostare altre applicazioni. E la cosa ancora più interessante è che questo tool è in grado di riconoscere il pattern, quindi il profilo dei polpastrelli, per intuire la posizione dell'utente davanti allo schermo e quindi orientare automaticamente lo schermo in base a quella che è la posizione dell'utilizzatore. Acer Iconia 1 è quindi un tablet low cost abbastanza interessante, sia per il formato ad 8 pollici, che è uno di quelli maggiormente in voga in questo momento, sia per l'assemblaggio preciso e il buon design, sia per la dotazione hardware che comprende un processore quad core che permette una buona reattività e permette di soddisfare tutte le più comuni esigenze di impiego. In Italia arriverà in varie versioni, con 8 o 16 GB di storage, con prezzi a partire da 169 euro, e più in là a luglio arriverà anche la versione 3G con un prezzo di 219 euro.